tutti i farabutti da Billy Foster, ovvero il top commentatore di YouTube, ed oggi analizzeremo la triste storia di un orso polare senza nome. Vittima del riscaldamento globale, la fine annunciata di un animale, simbolo della Coca-Cola e il più amato tra i bambini. Non ce la fa più White, le arti non lo tengono più su, si trascina allo stremo, inciampa sulle zampe molli e senza forze. Di lui e della sua maestosa immagine di re delle nevi restano solo pelo bianco ed ossa, mentre si accascia a terra negli ultimi giorni di vita. Il digiuno se lo sta mangiando vivo, la fame lo ucciderà presto e tenta invano di cercare del cibo tra i rifiuti. Chiuderà gli occhi come se fosse un ultimo saluto, sprovvisto di speranza. Il riscaldamento globale sta sciogliendo i ghiacci polari, costringendo le specie che ci abitano a percorrere grandi distanze, anche a nuoto, in cerca di qualcosa da mangiare. L'orso polare è una specie animale destinata a sparire nell'arco di 100 anni. Ma che ci frega, ragazzi, che neanche camperemo altri 100 anni! Tutto quello che viene proiettato troppo in avanti non ci interessa, perché troppo concentrati nel vivere piantati con la faccia sul nostro smartphone, a condividere gli amen per un bambino di cui non sappiamo il nome in qualche luogo che neanche sappiamo se esiste, perché ha bisogno di una nostra preghiera per sopravvivere. Siamo concentrati solamente sulla nostra vita e mai su quella degli altri. Tutto questo mi ricorda la storia di Tony Cooper, celebre comico inglese che il 15 aprile del 1984 crollò sul palcoscenico e morì subito dopo per un infarto davanti a 1 milione di telespettatori e di fronte ad un pubblico totalmente inconsapevole di essere testimone di una morte in diretta. Resa ed applausi ed il sipario si chiude. Fino a quando qualcosa non ci tocca direttamente è totalmente irrilevante. Ci ridiamo su o al massimo diciamo: ehi, è morto quell'attore famoso, come mi dispiace. Peraltro non voglio neanche fare la morale a nessuno, perché questo video sì è destinato a sensibilizzare, ma cadrà sicuramente nel dimenticatoio come molti altri. La verità è che ognuno percorre la sua strada, totalmente soggettiva, che può essere speciale per te, ma una totale baggianata per me. Quindi fotte sega se un orso polare è venuto a mancare dall'altra parte del mondo. Io vivo in Italia! Però ragazzi, anche un battito di ali di farfalla può cambiare le cose. Supponiamo di uccidere un topolino qui. Ciò significa che tutte le future famiglie di questo particolare topolino non potrebbero più esistere. Per ogni 10 topolini che non ci sono, muore una volpe. Se mancano 10 volpi, un leone muore di fame. Se manca un leone, innumerevoli insetti, avvoltoi e quantità infinite di forme di vita piombano nel caos e nella distruzione. Non siamo solamente responsabili della nostra esistenza, ma di quella di tutti gli altri. Ma adesso, per farvi capire meglio, ovviamente, vi racconterò una storia. C'era una volta un uomo chiamato Ermenegildo che per 2 euro comprò un topolino ad un mercato in Polonia. Il topolino venne mangiato da un gatto che poco prima era stato morso da un cane, che era stato picchiato da un bastone infuocato, che era stato spento da dell'acqua bevuta da un toro, ucciso da un macellaio che era morto poco dopo. Fine. Morale della storia, ragazzi, non fate troppe cavolate, altrimenti ci ritroveremo con dei gatti che dirigeranno delle intere orchestre.